Senti, iniziamo a parlare di videogiochi. Qual è il tuo rapporto con i videogiochi e qual è stato il tuo rapporto precedente con i videogiochi? Ok, videogiochi gioco solo ai quelli di combattimento. Adoro Tekken 3, è il mio gioco preferito. Ho giocato a Street Fighter fino a quando ero bambina insieme a mio fratello. Il mio personaggio preferito è Nina e batto tutti, no, proprio non c'è nessuno che mi può battere. Gli altri giochi non mi piacciono le macchine, il calcio. Adoravo il Sega Master System, era stato l'ultima console che ho avuto è stata quella del Sega Master System. Adesso a casa mia c'è la PlayStation e gioco a Tekken. Senti, PlayStation 1 o la PlayStation 2? La PlayStation 1, tanto alla fine poi giochi sono. Se gioco davvero solo quello, quindi mi basta la PlayStation 1. Senti, invece parliamo di fumetti. Leggevi fumetti? Leggo tutti i fumetti, no, adoro Dylan Dog, ce li ho tutti, dal primo all'ultimo, tutti gli speciali, ho iniziato una collezione che sto portando avanti e li leggo sempre, adoro il Dottor Slumperale, ho letto Topolino per un sacco di anni, e veramente li leggo tantissimo, leggo anche libri naturalmente, non solo quello. Ecco, visto che me l'hai chiamata come domanda, te la faccio. Qual è l'ultimo libro che stai leggendo? Sto leggendo un libro di Benny che si chiama Dottor New, che sono dei finti articoli scritti da lui satirici sulla situazione del nostro paese, insomma, e sono molto divertenti. L'ha scritto qualche anno fa e pensa che sul libro c'è nominato. Praticamente parla di questa guerra che sarebbe arrivata, parla dei musulmani, parla, insomma, il libro fa ridere tantissimo, però tocca degli argomenti e delle situazioni che in realtà poi si sono rivelate vere, una sorta di santone letterario. Adoro Benny, tra i miei autori preferiti c'è Pennac. Tolkien, infatti sono contentissima che adesso hanno fatto il film del Signore degli Anelli. Comunque sì, leggo tantissimo, quello è uno dei miei hobby preferiti. Senti, quindi tu sicuramente hai visto il film del Signore degli Anelli. Ti è piaciuto? No, purtroppo ancora non l'ho visto perché ultimamente sono andata poco al cinema. Però sarà il primo film che vado a vedere, assolutamente. Senti, parliamo allora di cartoni animati. Cartoni animati, quali ti piacevano prima quando eri piccola e invece quali ti piacciono di più adesso? Ah, scommettiamo che se tu mi fai una domanda su qualsiasi cartone animato di Walt Disney, io ti dico la risposta giusta. Una domanda sul nome di un personaggio, su cosa fanno, li so tutti a memoria. Adoro adesso tutti i cartoni animati che stanno uscendo, tutte le animazioni, secondo me sono pazzesche. Non riesco più a vedere Biancaneve, ad esempio. Ecco, questo è un problema. Con le animazioni che stanno uscendo adesso, non riesco più a vedere i cartoni vecchi a cui sono affezionata da anni e anni. Però vedo che stanno riuscendo a fare delle cose veramente incredibili con l'animazione, con questi personaggi. Ho visto ultimamente Monsters & Co. con mia sorella. Infatti sto continuando a vedere tutti i cartoni animati che escono perché ho una sorellina piccola di 10 anni. E vedo che stanno facendo delle cose veramente pazzesche. E adoro guardare i cartoni animati. Mi stai facendo tutte domande che mi piacciono. Senti, quindi tu hai detto che sei tutto su Disney, quindi ti posso chiedere i nomi dei sette nani? Allora, c'è Brontolo, Mammolo, Pisolo, Eolo, no, Brontolo l'ho già detto, Brontolo, questa domanda infatti mi ricordo che era un gioco che facevo sempre con i miei fratelli, di ricordarsi i nomi dei sette nani. Comunque c'era Brontolo, Mammolo, Pisolo, Eolo, e sono arrivata a quattro. Brontolo, Mammolo, Pisolo, vabbè. Comunque facciamo finta che li abbia tutti. Ok, niente, io volevo sapere l'ultima domanda. Volevo sapere se navighi in internet e quali sono i generi di siti che vai più spesso a visitare. Ma non navigo fre molto frequentemente, sinceramente ho un'email più che altro con i miei amici, soprattutto adesso che mi sono trasferita a Roma per lavoro, uso molto internet per contattare i miei amici, per parlare con loro, insomma, si spende di meno che con il telefono o con qualsiasi altra cosa, è più veloce della lettera. E
e vedo i siti delle cose che mi interessano, insomma, se ad esempio devo intervistare un cantante vado la facilità di internet, la grande cosa che è internet, il fatto che in un minuto si può arrivare a sapere qualsiasi cosa. Viaggio molto sui siti di paracadutismo, che è lo sport che faccio, e quindi conosco tutti i siti dei sui generis, insomma, poi non ci passo tanto tempo, sinceramente, davanti al computer. Ok, io ti ringrazio.